Sono Marco Scottini, curatore, critico d'arte. Appartengo alla categoria di quelli che mostrano e dicono l'arte piuttosto che alla categoria di quelli che fanno arte. Il biennio di arti visive e studi curatoriali nasce nel 2006, è la prima scuola in Italia per curatori, ma è anche una scuola, non soltanto in Italia, tra le più innovative che propone un approccio sperimentale che vede uniti artisti e curatori. Nasce con due obiettivi principali. Da un lato un'apertura internazionale, dall'altro l'apertura al sistema della produttività. La Scuola di Arti Visive pensa assolutamente di creare un ponte tra visiting professor e artisti internazionali e la realtà milanese locale da un lato. Dall'altro lato integra al suo interno il sistema della produzione, assumendo diciamo la scala 1 a 1 con il sistema dell'arte dentro il sistema della formazione. Background accademico tradizionale da un lato, dall'altro quello delle scuole umanistiche di orientamento teorico, sono i principali bacini d'afferenza. Il biennio si apre anche a una molteplicità di studenti, non già inquadrati in senso specialistico, proprio per la vocazione in qualche modo di mescolare tecniche e saperi al proprio interno. Credo che le persone o i professionisti che escono dalla Scuola di Arti Visive e Studi Curatoriali sono non soltanto artisti che troviamo nelle gallerie d'arte commerciale, nei musei, non solo soltanto curatori di biennali internazionali, non sono solo direttori di musei pubblicisti, ma più ampiamente tutta una serie di figure di cui ormai non può più fare a meno l'industria culturale. Di cui non può più fare a meno la società contemporanea. Uno dei nostri studenti americano, venuto dall'esperienza della street art, è riuscito proprio all'interno del corso a trovare la chiave giusta per proporsi sotto il profilo di artista. Penso anche a un altro studente che si è cimentato su queste prime prove per poi passare a diventare il grafico o la director di riviste d'arte o addirittura in qualche modo a definire l'immagine coordinata adesso di strutture museali piuttosto che di gallerie d'arte o altre istituzioni del sistema dell'arte contemporanea. La scuola non vuole essere nello spazio delle tecniche, neppure vuole essere una scuola di ricette che una volta apprese servono come chiave d'accesso in ogni circostanza. Credo che una delle bontà della scuola consista nel formare grandi cuochi e non produrre ricette. Il paradigma estetico, devo dire che ormai è assolutamente dentro tutti i processi di culturalizzazione, tutti i processi di socializzazione della realtà contemporanea. Sempre più il paradigma estetico e l'arte diventeranno una componente imprescindibile della realtà produttiva contemporanea. Se anni fa uno dei motti legati ai processi di formazione e del lavoro era quello arricchitevi, uno di quelli contemporanei, il più importante è sicuramente quello esprimetevi.